Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti alla finalissima della YouTuber League, stagione 23-24, perché è vero, è già cominciata la nuova stagione calcistica e a brevissimo partirà la nuova edizione della YouTuber League 24-25, ricchissima di novità che neanche immaginate, più squadre, più top player, novità anche per quanto riguarda il regolamento, scoprirete tutto su Instagram nei prossimi giorni e naturalmente poi anche qui su YouTube. Però siamo a settembre, abbiamo aspettato tanto questo incrocio tra Juventus e Napoli, sono usciti su YouTube anche due video che riassumevano il cammino della Juve e del Napoli, come sono arrivate qui, vi ho raccontato un po' il loro percorso. Prima di scendere in campo, prima di sentire i protagonisti, c'è da dare il benvenuto, anzi il bentornato, alla mia spalla d'eccezione, è reduce dalla YouTuber Summer Cup, dalla Rusty Trombone, da tantissime attività estive, insomma Lasagna, ecco da qui, come stai? Ciao. Come stai? Bella spalla, coppa intanto. Grazie, questa è la coppa che consegneremo ai vincitori oggi. Sì, sì. Comunque, coppa che abbiamo già visto a Napoli. Abbiamo già visto a Napoli nella scorsa finale di ritorno, che però oggi andrà ad avere finalmente un proprietario. È vero, perché lì se avesse vinto la Juve l'avrebbe alzata, ha vinto il Napoli che ha alzato la coppa intermedia e adesso si giocano per merito entrambe questo match. Però direi che siamo pronti oppure no? No, perché prima facciamo un piccolo passo indietro a questa Summer Cup, perché ci sono ancora due premi da consegnare, ovvero MVP per la community e miglior gol, sempre deciso dalla community. E come avete visto anche su Instagram, i vincitori sono stati rispettivamente MVP Jay Pata e miglior gol Luca Campolunghi. Posso dire che mi dissocio? Cioè, allora, è importantissimo far votare le persone, che ci segue la community, certo, per dare valore, no, proprio assolutamente, a chi ci supporta sempre. Però non saremmo il qui. Miglior gol, ma come fa a non essere di Gilberto? Beh, ma ti ricordi che l'ha fatto al Verona? Beh, per esempio. Fede. La community ha deciso diversamente. Hai votato per Gilbert? Sì. Non ha vinto, mi spiace. Una serata speciale perché Luca Toselli questa sera ha dato ufficialmente l'addio al calcio giocato. Voi direte che perdita, allora sì, stiamo calmi, perché insomma Luca Toselli è il capitano storico di questa, certo, Juventus, e Luca ha deciso di entrare ancora di più all'interno delle decisioni sportive della Juve, però fuori dal campo, quindi, esatto, diventa direttore sportivo e avrà un ruolo importante nella prossima stagione, ma scoprirete tutto. Intanto grazie Luca, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Lasa, lo ascolterai così, sì, come ascolterai gli altri protagonisti. Io scaldo la voce perché ci siamo. Capitano, c'è solo un capitano, c'è solo. Vedo l'occhio un po' lucido, c'è tanta emozione. Perché mi piacerebbe dare l'addio al calcio giocato giocando, purtroppo cause di forza maggiore l'hanno impedito e credo che sia giusto a un certo punto capire quando è normale farsi da parte, e quindi io non lascerò i ragazzi, sarò sempre qua in un'altra veste, però sì, è un po' di emozione, ammetto che c'è, sì. Gigi, oggi è arrivato il giorno in cui passi il testimone, passi la coppa, chi speri o chi secondo te vincerà questa sera? Allora, io dico una cosa molto egoista probabilmente, nel senso, noi quest'anno abbiamo perso praticamente solo con la Juve nei gironi, e quindi spero vinca la Juve, almeno possiamo dire di aver perso contro i vincitori, dai. Numero di maglia e gol segnati, il numero 9 quest'anno è parecchio importante, sei sotto di 3 gol rispetto a Campolunghi. Utopia o realtà questa tripletta in questa partita? Utopia. Niente, vabbè, giustamente tu sei scaramantico, sì, va bene. Quindi non vinci anche quest'anno Campolunghi, capocannoniere, certo. Come sempre. No, io onesto, oggi darò il massimo per portare a casa la vittoria. 12 gol, 3 assist, un premio già ricevuto oggi. Manca solo un tassello per la Campo League. Per la Campo League bisogna vincere una partita difficilissima. Quest'anno gli obiettivi personali li lasciamo da parte, anche se mi sto giocando comunque la classifica cannonieri con Crispo. L'importante è portare sta benedetta coppa a casa, perché siamo pieni di coppe a casa, ma tutte delle finaline, tranne della finalissima, quindi mi auguro che riusciamo a portarcela a casa. Com'è la squadra oggi? Li hai visti carichi, motivati, spaventati magari? Carichi assolutamente sì, è una finalissima, è stato, a prescindere dalla partita di oggi, un percorso bellissimo. Stai mettendo le mani avanti? No, sto dicendo che è stato un percorso bellissimo. C'hai paura contro la Juve? Un po', ovviamente la finalissima, c'ho un po' d'ansia, però cercheremo di tramutarla in un'altra emozione, che sia magari il godere.
Capitan Chinosci, diventi oggi ufficialmente il capitano fisso della Juve, ti senti addosso una responsabilità importante, ancora più grande da oggi immagino. Ancora più grande sempre, però con la consapevolezza che nel nostro cuore il vero capitano è Toselli, quindi per me è un onore ovviamente, però alla fine è bello viversela anche con leggerezza. Oggi come si vince? Oggi si vince dimostrando in campo che siamo il miglior gruppo su YouTube Italia da un punto di vista del nostro settore di calcio. Però a parte il gruppo, lo spirito, la simpatia, lo scherzare e il fare contenuti, stasera così come abbiamo fatto oggi noi lo dobbiamo dimostrare in campo sbagliando pochissimo e dando il meglio di noi, perché la Juve è veramente un avversario tosto, come dicevi. Affrontiamo un avversario che abbiamo già affrontato, avrà qualche giocatore nuovo, ma comunque dobbiamo fare qualcosa di diverso perché è stata la nostra unica sconfitta. Questa sia la partita più importante del nostro percorso, non sono superiore a nessuno, qua siamo tutti allo stesso livello, qua combattiamo ognuno per l'altro. Sappiamo cosa stiamo andando a fare, è una partita che per noi vuol dire tanto. Io qua vedo delle facce di persone che questo percorso l'hanno sposato dal giorno zero, per fortuna altre persone che abbiamo raccolto per strada. Giochiamo come sappiamo, non c'è mandato niente, nessuno che ha da fare un doppio passo, una peronica, una rovesciata. Come sappiamo e il risultato arriva. Credo in voi, credo in noi. Quindi oggi mettiamo la parola fine, mettiamo la parola fine con un lieto fine, perché ci siamo anche un po' rotti il cazzo di mandare giù dei rospi dopo che siamo stati sempre bravi. Noi stasera oggi siamo la squadra che deve alzare quella coppa. Adesso andiamo in campo e la vinciamo. Dai. Andiamo! Vai. Tutto quello che dovevate sapere su questa partita lo sapete già. Abbiamo atteso tutta l'estate col bisogno di dare un padrone a questa stagione. Azzurro o bianconero? Fius o Chinosci? Stasera lo scopriamo. È Juventus-Napoli, è la finalissima! Cazzo di anni che aspettiamo questo momento! 2 anni! Ci siamo amati per arrivare fin qua. Ci siamo odiati per arrivare fin qua. Basta, cazzo. Quella coppa deve essere nostra. Quella coppa viene a casa con noi, porca puttana! Viene a casa con noi! 1, 2, 3, 4! Marconi e da Jay Pata. È cominciata Juve-Napoli con il tocco di Campolunghi. 12 gol in questa stagione, 28 in tutte e due le stagioni. Doppietta oggi significherebbe salire a quota 30 gol in 2 anni, oltre che portarsi a casa probabilmente il titolo di capocannoniere. Mentre la Juve, o meglio, la curva della Juve comincia ad accendere i fumogeni bianconeri, comincia a scaldare un clima che sento di andare anche a raccontare, perché siamo a Roma, non giocano né la Roma né la Lazio, esatto. Eppure la risposta c'è stata da parte del pubblico. Pippega chiude Crispo, che partì in posizione molto, infatti, difensiva. Stavo cercando di capire la posizione di Crispo, perché si mette punta centrale Mirko e lui fosse un po' più basso. Matthew, destro Issakeeper! Va bene. Sul destro improvviso di Matthew, calcio d'angolo Napoli. E qua la Juve è un po' disattenta, perché non può lasciare il tiro a un giocatore di qualità come Matthew, quindi deve stare più attenta, Fede. Zachigno sul ritorno di Mirko, resiste Zachigno, destro Dario da una posizione in cui ha fatto male Rapolla in un Roma-Napoli quest'anno. Nico, vieni largo, vieni largo, vieni. Colpo Gobbo evita Di Mauro, colpo Gobbo, giocatore sontuoso. Occhio però che Chianese recupera su Nico, fallo di Chianese. Ma l'hai vista la maglietta Antò? Sì, l'ho vista. Ma Di Mauro la maglietta Antò, Giacomino pesca Di Mauro, perché è una cosa magnifica. Guardalo, guardalo, l'11 del Napoli con la maglietta, non so delle se magliette fa più ridere. Non so se fa più ridere l'11 di Di Mauro con Antò oppure Chianese col 10 terzino. Ragazzi, qua attention please. Occhio a Zachigno. L'ultima volta ha detto questa brutta frase, ha segnato Crispo. E Crispo ride. Zachigno o Pippega?
Destro o sinistro? Zaghinho tutta la vita perché è destro. Parte Zaghinho sul muro. Ci sono due duelli spettacolari. Campolunghi, Chalebum, Colpo Gobbo e Mirko F. Sono veramente curioso di vedere questi due duelli perché comunque... Dici che è lì che... È lì che si risolverà la partita, te l'ho detto al settimo minuto. Me l'hai detto, beh, in teoria se dovessimo essere proprio puntigliosi, all'ottavo minuto. Ah, okay, perché scusa. Siamo 7.52, quindi siamo dentro l'ottavo minuto. Ok, ok. Capito? Occhio perché Crispo ha guardato un instakeeper e poi ha detto no, sono lontano. Quindi apre su Di Mauro, la rivorrebbe Crispo. Di Mauro conduce, dalla parte opposta Mirko. Di Mauro sul sinistro e poi ad aprire. Bravo Fabio! Parte di Super Allan. Crispo da lontano, guarda la porta, calcia! Instakeeper! Una menzione d'onore a Super Allan che è veramente migliorato. Adesso quando ha la palla nei piedi riesce a star tranquillo, controllare, guardare, alzare la testa. Quindi sono contento che sia migliorato così tanto. Colpo Gobbo. Oh, Zaghinho qua! Indicazioni da parte di mister Spartapraga, palla verso Campolunghi, la tocca Sciale e Dario deve alzarla in calcio d'angolo. Può essere anche apparentemente isolato tra due, ma è Luca Campolunghi e fa tanta paura. Ma Campolunghi ha questi movimenti da attaccante centroavanti puro. Era riuscito ad andare dietro a Sciale Boom con la non copertura di Chianese, poteva fare male. Ottimo Sciale Boom. C'è Nico con le mani, Zaghinho, pressione di Mirko. Attenzione a Mirko. Che ha ragione, gliela portata via. Poi Zaghinho. Mirko è andato di corpo. Zaghinho si è fatto rispettare. Bel lavoro, giusto anche di Mirko. È una chiave della partita. Però Mirko ci sta mettendo il cuore, soprattutto nel pressing. Deve continuare perché sta dando una mano alla sua squadra in modo clamoroso. Campolunghi per terra, c'è vantaggio però. Palla verso Zaghinho. No, vantaggio fallo, che non si concretizza. Si prende la responsabilità un mancino educato come quello di Pippega. Che conta i passi. E attenzione perché è nelle sue corde. L'ha già fatto l'anno scorso in finalissima Pippega. Sinistro di Pippega. Dario in calcio d'angolo. Ti dico che da qui forse usciva, ma ha calciato benissimo Pippega. Invece come io si è ti abbassata. Dico, io ti dico che secondo me la palla sarebbe entrata e sarebbe stato un gran gol alla Calafiori. Alla Calafiori, sì. Un saluto anche a Ricky Cala che ci segue sempre. Un saluto al fratello. C'è l'angolo Juve con Ron. Primo palo Campolunghi, no. Pippega, sì. Bravo. La rete la prende, ma è quella alle spalle della porta di Dario. Dai che viene, dai. Campo che è molto grande anche rispetto a quello di Napoli. È un calciotto. Già lì, esatto, già lì, tanto equilibrio, pochi gol. Pippega. È grandi spazi ora. Adesso c'è spazio per la Juve in contropiede, Napoli con un uomo in più. Pippega cerca Campolunghi, chiude Sciale. Raccoglie Zaghinho. Squadra un po' lunghe. Zaghinho va in porta, deviazione di Sciale, cresce la Juve. E ora Napoli deve stare attento a non scomporsi, deve rimanere squadra perché ho visto la squadra un po' allungata. Forse è momento di cambi, vediamo un po'. Quanto siamo? Oltre il 15. Siamo al 15.55 ragazzi. Cambi adesso, quindi vediamo un po'. Dentro Silvestro, Baffo e Fius nel Napoli. Devo dire un'ottima partita. Partita di Super Allan, mi è piaciuto. Matteo Robert all'esordio stagionale, lui che lo scorso anno fece tante presenze con la Juve, ha segnato anche un gol contro l'Inter. Segnaliamo l'uomo più bello d'Italia in campo, Fius Gamer, e non Matteo Robert. Ma lo sai che ti posso dire, con quel capello sbarazzino... Fius Gamer fa Fius la fine... Gamer, devo dire che ha fatto un passo in avanti dai tempi in cui faceva tipo bacio schiaffo a Romix. Fa la fine di J-Pata che gli rimangono due sciampi. Tanto tutto pronto? Attenzione please! E si riparte dalla rimessa Napoli con Chianese. Attenzione, cambio contro rimessa. Controfallo, Chianese alla Chianese. L'arbitro gli ha detto, hai sbagliato, ti fidi di me. Adesso vediamo un po' dopo i cambi come si modifica la partita. Crispo va centravanti e lavora da pivot. Si gira, va sul destro. C'è spazio per calciare, instakeeper. E Fius Gossani! E poi Fius! 1-0 per il Napoli! Lo segna il capitano! Ci voleva per il morale dei napoletani il tapin vincente dell'attaccante per eccellenza, direttamente dai quartieri spagnoli. Andrea Fusco dai quartieri spagnoli di Napoli con la fascia al braccio per portare avanti gli azzurri. Secondo gol stagionale con la 7 di Cavani nella partita più importante della stagione. Adesso vediamo, ti dicevo, come si modifica la partita dopo i cambi. Efficaci nel Napoli, Crispo da centravanti ha calciato, instakeeper tanto per cambiare apparato, ma lì c'era Fius. Però questo è un movimento tattico del Napoli perfetto, Fede, fammelo dire, come dicono i secondi telecronisti. Occhio che Nico si dimentica il pallone di Mauro, lo ringrazia, entra in area, vertice corto, tocco fuori, c'è Chianese, controllo e destro! Vola, instakeeper, calcio d'angolo per il Napoli. E ora Napoli prende quota, prende coraggio. Sono contento comunque per Fius Gamer, se lo merita. Un gol romantico per il Napoli napoletani.
Vuole lavorare ancora Crispo, stavolta per Matthew. Sombrero, poi Zaghegno di spalla, arriva ancora Crispo. Altro sombrero, per Matthew! Oh! Come gioca il Napoli! Mamma mia! 2-0! Ancora lui! Ancora contro la Juve! Terzo gol alla Juve in YouTuber League! Incredibile il lavoro del Napoli! Ancora un super Simone Crispo che viene a prendersi la palla, fa un lavoro sporco! E poi l'inserimento alla Frattesi di Matthew! Che insacca e manda 2-0 questo Napoli che si è svegliato dopo il primo gol e adesso ha voglia di portarsi a casa la Coppa con due giocatori che sono un po' il simbolo di questa squadra. Quinto gol alla Juve per Matthew, contando anche la Summer Cup, ne ha fatti due in YouTuber League, uno a Scampia l'anno scorso, uno in finale di ritorno quest'anno e poi una doppietta nella Summer Cup 2023, è la sua vittima preferita. Ha costruito tanto ma finora non è riuscita a concretizzare. Che controllo di Di Mauro, col destro e poi la porta avanti col sinistro. Guarda la porta, Di Mauro! Ha pettinato quel pallone! Una gioia per gli occhi. Palla che gira ma esce. Sì, ma che tiro, che giocata di Di Mauro, che se la porta sul sinistro. La Juve lo conosce ma comunque gli lascia al sinistro. Questa cosa mi stupisce. L'arbitro intanto se la sta tagliando, questo è un commento tecnico, volevo fare. Ragazzi, sì, l'uomo che si sta divertendo di più di tutti in campo è il signor direttore Silvestro Baffo. Comunque Scialebum ha fatto un lancio prima. Occhio alla trivela di Baffo, bel pallone per Crispo che arriva, serve di Mauro. Calcia alto. Dai ragazzi, uno e torniamo in gioco, dai! Napoli che gioca bene, in modo armonico. E attacca ancora con Di Mauro. Uno contro uno con Nico che non lo sta tenendo mai. Superato anche qui, tacco di Crispo. Di Mauro non arriva, ci sarebbe Fius, servito. Fius, traversa clamorosa del capitano del Napoli a centimetri dal 3-0. E poi riecco il Fius che conosciamo. Mamma mia, che giocatore. È nel prime totale. Ma con le mani per Campolunghi, primo palo, riesce a prolungare Crispo. Bella giocata di Campolunghi. Saliamo! Crispo ancora uno degli uomini squadra fondamentale per questo team. Robert vince il duello con Baffo, ma il pallone lo recupera Matthew. Riparte il Napoli, corre all'indietro la Juve. Palla su Crispo che corre in area. Crispo! Instakeeper! Instakeeper! Che parata, ragazzi! Che parata di Instakeeper! Matthew prova a passare. La Juve un po' in confusione. Vediamo il pressing totale del Napoli. Buona per Di Mauro che la porta sul sinistro a giro. Instakeeper Fius, stavolta sull'esterno. Sempre da quella posizione Fius. Come d'altronde sempre da quella posizione Fabio Di Mauro. Esatto. Instakeeper c'è. Sta soffrendo e non poco. E deve fare qualcosa secondo me l'allenatore della Juve, perché Di Mauro sta facendo veramente tanto male alla difesa della Juve. Crispo, bravo. Col tacco a far salire Fius. Di prima poteva lasciarla Di Mauro, ha voluto verticalizzare. Juve che prova a ripartire. Campolunghi un po' isolato in questo primo tempo. Partita fino adesso alla Vlahovic contro il Napoli l'altro giorno. Zaghegno in porta, palo interno. Campolunghi traversa. Incredibile. Che poi ti posso dire, incredibile. Ho appena detto Campolunghi un po' isolato in questo avvio. Un pallone traversa. Poteva fare gol. Occhio perché abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite che non sei più bassa di me, incredibile. Prendila in braccio perché abbiamo Carol qui con noi. Carol, come stai vedendo questo primo tempo? Grandi occasioni. Il Napoli sta facendo meglio in attacco. Una risposta da calciatrice che chiude il primo tempo, va in archivio. 2-0 per il Napoli, prima Capitan Fius, poi Matthew, la sentenza della Juve. Una Juve partita meglio, Ale, ma sì, che si è un po' spenta dopo il primo momento vero di difficoltà, ovvero il gol del Napoli. Matthew sempre più incisivo per questo Napoli. Come si riparte questo secondo tempo, ormai che avete già la finale in tasca? No, no, no.
No, adesso dobbiamo stare attenti a non fare l'errore di essere convinti di aver vinto la partita. Dobbiamo continuare ancora così. Si è visto all'ultimo minuto stavano per rientrare in partita, poi alla fine basta un gol. Ci sta, è pesante andare sotto 2-0 all'intervallo. Dobbiamo cercare di riaprire subito sta partita, se no si metterà sempre peggio. Ce la possiamo ancora fare, sì, è vero. Non perdiamo la testa, ragazzi. Non perdiamo la testa, manca una cosa. Manca un gol. Oh, non siamo più scarsi. No, perché non sono più molli, porco Dio. Siamo più molli. Non dobbiamo aver paura dei contrasti, raga! Mantegna le posizioni, oh! Ora abbiamo voglia di correre! Abbiamo paura! Abbiamo voglia di correre! Hai paura! Bro, dobbiamo giocare! Io ho preso palla in mezzo, lì che siamo sempre andati in porta! Non vi muovete! Non vi muovete! Giuro, perché se voi posso... Serietà! Adesso serietà! Stiamo giocando bene, vai di dai! Io voglio sentire che urlate! Fatemi sentire l'energia, cazzo! Perché non la vedo! Adesso li mangiamo! Oh, per favore, per favore, per favore, dai, dai, ragazzi, energia giusta, dai, 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 tutti. Uno, due, tre, dai. E allora si riparte, via, al secondo tempo della finalissima. Il Napoli riparte come nel primo tempo, esatto, con Fius e Baffo fuori, la Juve con la maschera in Nico fuori, occhio subito alla Juve con Zaghinho. Sul destro è tornato Di Mauro. Sontuoso Di Mauro, giocata difensiva clamorosa per Di Mauro. Sciale chiede scusa per l'errore, la rimessa è per la Juve. Mercato Zaghinho, Sciale. E qua Sciale parte di Kinoshi, un Mirko, Kinoshi da Instakeeper che rischia! E Mirko non riesce a metterla dentro, ma l'inteso gigantesco tra Kinoshi e Instakeeper. La Juve rischia lo 0-3. E Mirko deve fare questo, deve fare questo, perché diventa una spina nel fianco della difesa della Juve, che poi, come abbiamo visto, non è stata precisa in fase difensiva, ha rischiato la frittata totale. Ron, Zaghinho, verticale Campolunghi che può girarsi, forse per la prima volta in questa partita, non riesce a farlo, ma arriva Zaghinho, a rimorchio Zaghinho, Dario! E adesso c'è anche silenzio, tanto rispetto del pubblico perché è un momento topico della partita. Adesso bisogna capire un po' da che parte si mette questo secondo tempo. Esatto, perché se la Juve, ricordiamo che 2-0 è un risultato che non ti fa stare tranquillo. Lo sai. Anche perché all'ultimo minuto Summer Cup, è così. Io te ne ho fatti due, ti ricordi? Sì, non serviva ricordare, non l'ho ancora dimenticato. All'ultimi secondi, quindi sì, cioè sì, non sì, finisce mai, è lunghissima ancora. Non la forziamo, non la forziamo, sì! Mister che continua a urlare, non forziamo la giocata. Anche perché il Napoli è in controllo anche mentale della partita, ma la Juve a testa bassa vuole rialzarsi. Pipega verticale, Sciale dove può. Alla vecchia maniera. Eh sì. Sciale ha cercato di metterla nel campo della Summer Cup, hai visto? Esatto. Campolunghi subito. Matthew però raccoglie il pallone. La Juve è molto lunga, fa fatica a dialogare. Possiamo dire che l'ha preparata male il critico calcistico, per ora? Per ora possiamo dirlo. Attenzione. Occhio a Crispo col tacco! Instakeeper dice no, poi Ron sulla pressione doppia. Vediamo se esce. La gestisce benissimo Ron. Molto bravo qua Just Ron, che gestisce la palla in modo impeccabile. Qua Crispo secondo me poteva controllare e spaccare la porta. Ha scelto un qualcosa che se gli viene, viene ricordato nella storia di questa competizione. Attenzione Mirko. Perché Mirko si autolancia su colpo gobbo, ma torna Zaghinho. Torna Zaghinho e poi si prende gioco così di Mirko. Mirko! Ha rischiato un po' qui Zaghinho. La Juve come vedi molto bassa, sono 5 giocatori addirittura, escluso il portiere, nella sua metà campo. Kino, prenditi lo spazio. Movimento di Campolunghi. Robert con calma, Pipega un po' di campo. Ha cercato Campolunghi che gli che riesce a tenere su Sciale. Si gira Campolunghi sul sinistro. Campolunghi, deviazione decisiva. Poi Pipega raccoglie. Sinistro Dario. Campolunghi alto. Però vediamo. È questa qui la notizia. Campolunghi nella sua zona, alto. Il corpo era avanti alla palla, ha fatto quello che poteva secondo me. Io da calciatore ti dico, secondo me era una palla difficile, per questo ha sbagliato. Lo voglio difendere, ma Pipega di pericoloso. Di Mauro dalla parte opposta. E ora vediamo le squadre che si allungano. Un bolide largo. Squadre che si allungano, diventa una bellissima partita. Campolunghi gira un gran pallone, tocca Chianese verso Roberto Di Mauro, uno contro due, li salta entrambi Di Mauro, c'era Zaghinho oltre che Robert, Mirko uno contro uno con Instakeeper, dentro c'è Crispo, Mirko lo cerca, Crispo! Crispo! 3-0 per il Napoli! Non poteva non segnare Simone Crispo! Ma la giocata di quel sontuoso giocatore lì!
Mirko F, lo vanno tutti ad abbracciare. Oggi i Fuse Gamer hanno fatto la differenza. Mirko F, Fuse Gamer. E adesso Simone Crispo. Grande gioco di squadra. Simone Crispo che con questo gol va in doppia cifra, 10 stagionali in questa YouTuber League, sesto gol alla Juve, se vogliamo meno 2 da Campolunghi per la classifica marcatori. Ron cerca dentro il pallone, Chianese. Veramente nel Napoli tutti utili e tutti indispensabili. Prova a ripartire Di Mauro, vuole dilagare il Napoli. Di Mauro chiuso, fallo fischiato prima. Bravo arbitro, dopo, bravo! Ma che arriva prima, punizione per il Napoli. E adesso attenzione please a Simone Crispo. E ci ha guardato, eh? Sì. Fischia l'arbitro, parte Crispo! Mamma largo mia. Super Allan. Veramente Super Allan oggi, super Matthew Allan. Da Crispo, la porta sul destro. Poi prova a tornare sul sinistro, non c'è fallo. E quindi Pipeca col tacco elegante. Contropiede Zacchino 3 contro 2 per ripartire. È un velocista, va Zacchino. Crispo! Simone Crispo. E questo vale quasi un gol. Grande partita in fase difensiva, davvero. Mentre c'è un problema per Zacchino e credo Di Mauro. Sono un po' preoccupato Crispo, perché c'è Crispo, Crispo dolorante, Crispo. Spero non alla caviglia. Però di là c'è Zacchino. Io spero per entrambi che non sia nulla. Obiettivi diversi. No, ha preso un ginocchio contro ginocchio, se non sbaglio. Sì, Crispo, sì. Che tra l'altro rientra da un infortunio, perché la Summer Cup l'ha saltata proprio. Sia al ginocchio e alla caviglia, bravo. L'ha detto nel video. Sì, l'ho visto. Esatto, poi speriamo non si faccia male Crispo, perché poi le pulizie a casa non so chi le fa. Adesso fase un po' buia della partita. Perché il Napoli è basso a difendere, la Juve cerca di giocarla con la testa quest'ultima parte del match. Davvero il Napoli deve semplicemente gestire questo ormai grosso vantaggio, viene da dire. La Juve deve cercare un lampo, anche un episodio. Pressione su Matthew, di Ron e Zacchino. Zacchino gliela porta via. Poi Ron a cercare quel lampo di cui parlavi. Non esatto. Si abbassa il destro. Ron prova un tiro che se dovesse venire verrebbe giù tutto lo stadio. Juve che deve scrollarsi di dosso i fantasmi dell'anno scorso. Zacchino prova a passare, ci riesce, poi calcia male. Contatto, proteste Juve. La maschera a parlare con l'arbitro. Zacchino per terra al limite. Moselli e Pipega a parlare. Toni ovviamente accesi, perché è un finale non è di punizione, partita. Punizione confermata. Occhio al lampo di cui ti parlavo. Punizione confermata. Allora, destro o sinistro? Campolunghi è il dilemma. O Pipega? In barriera c'è anche il barbiere del Napoli. Ci sono tutti. C'è chi? Ci sono tutti. Campolunghi! Oh! Geniale! Geniale davvero. Geniale ma largo. Peccato, perché se entra questo c'è un reel clamoroso. Mauro la porta a spasso, poi Crispo la nasconde, giù punizione per il Napoli. No, Zacchi, manca 9 minuti, adesso lanciamo. Mancano 9 minuti alla fine. Manca 9 minuti, lanciamo. Mister Toselli vuole tutti in attacco. 3-0. Tutti in attacco, 3 capito, in attacco. Ma stiamo perdendo 3-0, manca 9 e minuti. E non posso dargli torto, sono sincero. Mister Toselli non posso dar torto. Quindi attention please. Crispo instakeeper, lo aspetta lì. Cercato Zacchino, Sciale. Poi la maschera. Pipon. Ancora in zona Crispo, che ha aperto Fuse di prima. La ritrova Nico, che però non fa in tempo a girarla prima dell'arrivo di Crispo, che salta pure l'arbitro, ma poi Nico se la riprende. Metto contatto! Calcio di rigore per il Napoli! La fotografia del secondo tempo della Juve. Manca la testa. Rigore Napoli. Rigore netto, dai. Chiudiamola. E posso dirti una cosa? Se segna, la partita è definitivamente chiusa. Ma pensa! Lei è quello sveglio analisi meraviglioso. Ha rischiato la giocata. Cioè. Allora il Napoli è pronto a festeggiare e la Juve forse a sperare. Ma c'è instakeeper in porta. Sciale! Dritto al cuore della Juve! A mandare in paradiso il suo Napoli,
Poker 4-0 e adesso lo gridano forte, sì, che sono, sì, i più forti, perché il Napoli mette mani e forse piedi sulla YouTuber League 23-24. Zacchigno, colpetto. Chianesi lo mette giù e fallo del 10, punizione per la Juve. Che palla di della maschera, di puntazza. Cercato Pippega, dribbling, Pippega alto! È la Juve però, le occasioni le ha avute, ma, cioè, non sfruttandole. Juve che lo scorso anno perse la finalissima contro la Lazio subendo 4 gol, ma segnandone 3. Però la Juve ha i giocatori, ha i colpi per fare male. Cioè ha avuto, perché ormai la partita agli sgoccioli. Non è stata, come abbiamo detto prima, precisa sotto porta, anche se comunque complessivamente non ha fatto una cattiva partita. Ancora Sciale su campo lunghi, il Napoli con cuore infinito, Crispo con Fius che va, Crispo va sul destro, per la doppietta che non arriva perché calcia largo. Dai, dai, ancora, dai, bravi, bravi! A Napoli stanno già preparando la festa, perché la squadra azzurra capitanata da Fius sta per scrivere una pagina di storia sul web. Parte opposta c'è una Juve che l'anno scorso si è dovuta arrendere a una squadra dei colori azzurri, la Lazio. E quest'anno tocca un'altra squadra con i colori azzurri incidere il proprio nome sulla YouTuber League. Il Napoli vince la finalissima e diventa campione della YouTuber League 23-24. Grazie a te. Tutti qua, tutti! Bella. Tutti! Bello, vai, bello! L'hanno scattato qua! L'hanno scattato! Porcazzeria, porco! Bravi, bravi! Quindi 4-0 per il Napoli. Adesso procediamo con la premiazione. È un risultato che ti aspettavi? Sinceramente no, mi aspettavo una Juve più reattiva, però comunque è stata una bella partita fino alla fine. Juve anche un po' sfortunata, ha colpito dei pali, ha avuto delle occasioni, è scesa un pochino di testa a un certo punto. Complimenti al Napoli. Ora cominciamo con i premi individuali, partendo dall'unico premio non sorpresa, perché c'è un dato ufficiale, quello dei gol segnati. Chiamo a premiare come l'anno scorso il capocannoniere della YouTuber League 23-24, è Luca Campolunghi. 12 gol nella YouTuber League, stasera secco. Luca, ha colpito una traversa, ha avuto delle occasioni, mentre ti avvicinavi dicevi ogni anno c'ho la stessa faccia, perché purtroppo anche quest'anno non è andata bene. Oh, il trofeo è bello, però ogni anno prendo questo trofeo e con la faccia disperato. Vabbè, grazie. Vabbè, prova, fai un sorriso finto per il fotografo. Ecco, è dove? Guarda, è lui il fotografo. Schiamo la pettorina fotografo, guarda, sorridiamo, eccoci. Lasa, abbiamo il secondo premio. Sì, che... Che allora, te lo anticipo, ce lo facciamo consegnare intanto. Miglior portiere di questa competizione è stato un protagonista assoluto, lo possiamo dire. Ha parato dei calci di rigore, ha segnato anche in una lotteria che ricordo purtroppo molto bene. Chi è il miglior portiere della YouTuber League 23-24? Beh, quest'anno è Instakeeper, che arriva qui con la maglia azzurra, con il volto un po' alla Campolunghi. Anche stasera poi ha fatto parate importanti. Ho visto la maschera alzare la mano quando abbiamo chiesto chi è il portiere migliore della competizione. Ecco qui Antonio. Santo, tanto complimenti per la stagione. Grazie mille. Cos'è che non ha funzionato stasera secondo te? Tante cose. Innanzitutto magari un po' di sintonia col gruppo, eravamo tutti un po' nervosi, poi il risultato è andato dalla loro parte, quindi abbiamo fatto fatica a riprendere. Passiamo al premio Assist Man. E qui va detta una cosa, perché c'è un pari merito di assist, ci sono 3 giocatori a 4 assist in questa edizione della YouTuber League. Uno moralmente ha vinto ed è Andrea Fratino, perché ha fatto quei 4 assist in meno partite. Però il regolamento prevede che a vincere sia quello che ha fatto più gol dei 3. Quindi le alternative, tolto Andrea Fratino, erano Zacchigno, a cui facciamo un applauso enorme, ma soprattutto l'uomo che alzerà questo piccolo premio, che è Simone Crispo. E noi immaginiamo come goleador, ma pure fa assist, non male. È strano il premio, grazie. Eccolo qui Simone, lui. Lui sorridente, per ovvi motivi.
Bene Simo, ci vediamo dopo per alzare la coppa. Per quanto ti riguarda manca l'ultimo premio e l'MVP. Prima di dire chi ha vinto, sei d'accordo con questa scelta? Ti aspettavi qualcos'altro? Sono molto contenta del vincitore di questo premio perché secondo me se lo merita, sì. Anche umanamente, no? Un ragazzo posato, ovviamente non parliamo della maschera, ma vince il premio come miglior giocatore della YouTuber League 23-24, Fabio Di Mauro! Attenti alla coppa! Fabio, ricordaci tu i tuoi numeri di questa stagione, perché non li sai manco. C'è Instagram, comunque sia. Fabio, ti piace il premio? Simone ha detto che ha alzato il budget, ci tengo. Sì, premio bellissimo. Devo ovviamente ringraziare la mia squadra che mi ha permesso di vincerlo. Abbiamo fatto un salto di qualità gigantesco rispetto all'anno scorso. E quindi ringrazio prima di tutto i miei compagni di squadra e anche te che hai creato questa competizione bellissima, e quindi c'è sempre da ricordarlo, secondo me. Chiedo al Napoli di fare un grande applauso, e so che è sentito, per una squadra che anche quest'anno è arrivata fino alla fine, poi è mancato qualcosa per diventare campione, ma è stata una grande, grandissima squadra. È la Juventus, seconda nella YouTuber League 23-24. Una squadra che ha vinto, ricordando anche quelle che sono state le partite, 9-3 la prima contro la Lazio, poi ha perso con l'Inter, ma ha vinto col Milan la finale della fase d'andata. Nella fase di ritorno ha vinto ai rigori con la Roma, poi ne ha fatti 6 alla Lazio. Si è piegata al Napoli e stasera è successo di nuovo. È il momento di chiamare i giocatori del Napoli. Partiamo da Fius e poi a seguire Matthew, Mirko, Fusco, la squadra che vince questa edizione della YouTuber League. Simone Crispo, Pianese, a seguire Di Mauro, poi Super Allan a ricevere la medaglia. Eccolo Crispo, poi il portiere, portierone del Napoli, Dario, decisivo contro l'Inter ai rigori. Sciale, eroico in quella partita quando è rientrato. Baffo che si è alternato, lo cito anche se non c'è Ale Iannace, alternanza con Baffo, poi il mister. E allora io faccio un passo indietro. La stagione del Napoli è iniziata da squadra umorale con una sconfitta per 3-0 in casa contro il Milan, poi una vittoria qui contro la Roma che ha cambiato tutto, perché da quel momento in poi si è vinto eroicamente ai rigori contro l'Inter, si è distrutta una squadra forte come il Milan, si è battuta la Juve per capire che si poteva fare e poi si è arrivati fin qui per crederci, per determinare un destino che il Napoli ha fatto proprio. L'ha sbloccata il capitano ed è l'uomo che alza la coppa. Il Napoli vince la finalissima della YouTuber League 23-24. Il Napoli di Fius è campione. Volevo ringraziare seriamente tutti questi miei fratelli. Siamo stati uniti fin dall'inizio. C'è stato qualche sbaglio, soprattutto all'inizio di questa stagione, però sono veramente fiero di voi. Mi fido ciecamente l'uno dell'altro e non c'è vittoria più bella che farla con voi. E volevo ringraziare una persona speciale, Fabietto, che molto probabilmente l'anno prossimo, per varie vicende, non ci sarà. L'ho contattato io 2-3 annetti fa e penso che abbia fatto una scoperta meglio che di Giuntoli e Fabio. Quindi due parole, perché tu non parli mai, lo sai, però lo sai che ti vogliamo bene e per noi sei un fratello. Ovviamente è ricambiato, cioè siete stata una famiglia per me da quando sono entrato a far parte di questa squadra e quindi già non posso non ringraziarvi tutti voi e Forza Napoli. Forza Napoli.